Fare fotografo oggi, sicuramente occorre fare un'analisi di quella che è la fotografia professionale, intanto anche individuare quelle che possono essere le possibilità di riuscita, capire se c'è una saturazione o meno del mercato in una certa tipologia di campo specifico, oppure anche una zona di attuabilità, ecco. Perché? Perché ad esempio se io voglio fare il fotografo di moda, se non mi trovo a Milano o in ogni modo in un grande centro, ma soprattutto Milano, la probabilità di riuscita è del 3%, ad esempio. Voglio fare il freelance, in questo caso qui non ho limiti geografici e si stima una probabilità di riuscita del 70%. Fotografia di matrimonio, di cerimonia, ritratto, in questo caso qui non ho limiti geografici e lo posso fare, diciamo, in qualsiasi parte d'Italia, ecco, e qui si stima una riuscita dell'80%. Esistono poi altre specializzazioni, ovviamente, tante altre, come la fotografia commerciale, la fotografia pubblicitaria, la fotografia di viaggio, probabilmente questa è quella più inflazionata perché magari è anche trovo una concorrenza molto più elevata, si stima circa un 3% diciamo dei fotografi che riescono a sfondare in questo mercato, in quanto è un mercato molto molto saturo, ecco. Fotografia di natura, qui abbiamo oltre il 50% delle possibilità, ecco. Ovviamente se siamo più vicino ad habitat interessanti è più facile, ecco. La fotografia di reportage sociale, giornalistico, questo spesso richiede un continuo spostamento, ma trovo una soddisfazione generalmente del 60% dei fotografi o delle persone che, diciamo, intraprendono questa specializzazione. Anche una fotografia ci può essere di architettura, arte, questa magari è un po' più di nicchia, ecco, insomma, e quindi in ogni modo, al di là di tutto questo, che servirebbe, diciamo, fare un approfondimento, diciamo, un po' più dettagliato e più mirato, anche perché poi dipende anche da ogni soggetto, ogni persona, qual è, insomma, dire, il suo talento, il suo vedere dove meglio riesce a esprimere se stesso. Occorre, soprattutto adeguarsi ai cambiamenti del mercato, occorre talento, occorre impegno, occorre costanza, occorre fotografare, impaginare, conoscere il web, il fotoritocco, qualora sia necessario per il campo, diciamo, specifico che si è scelto. Fare il fotografo sicuramente, secondo me, è una scelta di vita. Il fotografo dovrà diventare sempre più imprenditore di se stesso. Occorre avere fantasia, stimoli, occorre avere tante idee, occorrono chiaramente le competenze, e questo lo do per scontato, ecco, per gestire un business fotografico. Occorre quindi sapersi vendere, occorre gestire bene il proprio sito, occorre essere presente nei social nel modo giusto. La fotografia è un settore che sta soffrendo tantissimo la concorrenza, ecco, soprattutto la concorrenza del tempo libero. E quindi non bisogna mai abbassare la guardia per quanto riguarda la creatività, che secondo me è il punto centrale di tutto, ecco. Occorre differenziarsi e proporre sempre, sempre immagini di alta qualità. Purtroppo ci troviamo oggi di fronte a una mancanza di cultura fotografica, nel senso che molte volte non si riesce a comprendere quella che è un'immagine buona da un'immagine non buona. Spesso anche a livello, diciamo, di pubblicazioni, non tutte, però voglio dire sui quotidiani o in molte riviste, troviamo foto di bassa qualità. Probabilmente negli ultimi, diciamo, decenni è stata fatta una scelta economica di spendere poco, però questo lo si paga anche in qualità. Chi vuole fare il fotografo deve soprattutto deve documentarsi, deve leggere, deve guardare, deve sfogliare molti libri, deve guardare molte fotografie, deve, diciamo, costruire una sua professionalità, una sua idea, una sua conoscenza di quello, diciamo, che è stata l'evoluzione della fotografia e soprattutto dell'immagine, diciamo, in questi ultimi, diciamo, decenni, nell'ultimo secolo soprattutto, da quando, diciamo, la fotografia si è sviluppata in modo particolare. Esistono diverse scuole di fotografia e occorre, diciamo, vedere e valutare anche in questo senso se intraprendere un percorso di questo tipo, che sicuramente è molto importante. La scelta non è facile perché, come accennavo prima, ci sono diversi campi di specializzazione e anche qui ci sono diverse scuole che, diciamo, preparano una formazione, diciamo, specialistica, vabbè, come lo IED, come
la Bauer, come la Fondazione Studio Marangoni, ecco, e qui generalmente ci troviamo sempre, queste scuole sono le grandi città come Milano, come Roma, come Firenze, Torino, eccetera. Ecco, e quindi per chi voglia, diciamo, seguire questo percorso, un percorso formativo di questo tipo, secondo me, è molto importante e molto stimolante, oltre al fatto di avere voglia, la curiosità di sfogliare molti libri, di guardare molte immagini, anche storiche, e pensare a come sono state realizzate, a pensare perché, diciamo, uno scatto di questo tipo, che cosa vi fa venire in mente, studiare un attimo un po' perché il fotografo ha voluto, diciamo, comporre l'immagine in quel modo. E troverete che molti grandi fotografi, e qui magari non mi metto, diciamo, a fare un elenco di quanti sono, ce ne sono stati tanti, ce ne sono tanti ancora che, voglio dire, riescono, diciamo, con le loro immagini a trasmettere, diciamo, uno stile, a essere riconoscibili. E quindi, voglio dire, impariamo soprattutto a guardare le immagini degli altri, ma anche guardare fuori, all'esterno, pensando, diciamo, di quello che vediamo. Di racchiuderlo, diciamo, nel mirino della macchina fotografica e vedere, diciamo, se quell'immagine può essere interessante o meno. Ecco. Il mio percorso professionale soprattutto si è orientato, diciamo, in quest'ultimo periodo, soprattutto nel reportage sociale e giornalistico. E quindi il mio lavoro è quello di realizzare libri fotografici che sono, diciamo, il risultato soprattutto di ricerche e di visioni, di modo, diciamo, di raccontare dei territori, di raccontare, diciamo, delle esperienze sociali, di raccontare il mondo oggi, anche dal punto di vista del territorio, delle tradizioni, ecco. E quindi, voglio dire, ho realizzato soprattutto molti diversi, diciamo, libri fotografici che raccontano, diciamo, il nostro mondo, ecco, partendo, diciamo, dalle cose più locali, poi per andare anche un po' più lontano. Ecco. Vi ringrazio e spero che questo piccolo mio intervento possa essere già stimolo e di aiuto per chi voglia intraprendere questo percorso professionale.